So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre. Buonasera. Il Consiglio Comunale ha approvato la variazione di bilancio per il triennio 2019-2021, punto all'ordine del giorno che durante la scorsa seduta non aveva ottenuto la maggioranza. Se per il sindaco Tosi il bilancio fioranese da considerarsi invidiabile, non è della stessa opinione il capogruppo leghista Graziano Bastai, che ha confermato il voto contrario criticando le proposte in tema di manutenzioni. Ultimo giorno della Fiera di San Rocco, manifestazione spezzanese giunta alla 171esima edizione. La tre giorni di festeggiamenti si chiuderà questa sera con la musica di Radio Bruno in piazza Falcone e Borsellino e i fuochi d'artificio. Cordoglio in città per la morte all'età di 80 anni di Don Giuliano Barattini, parroco di Spezzano dal 2001 al 2008. Quando conobbi Don Giuliano, ha ricordato il sindaco Tosi, ebbi subito l'impressione di aver incontrato un uomo prima ancora di un sacerdote. Tempo fa, ad un mio coetaneo che divenne sacerdote, dissi che il mio augurio era di essere prima di tutto un buon cristiano e poi un bravo sacerdote. Quando incontrai Don Giuliano mi tornò alla mente quell'augurio. Lo ringrazio per l'esempio di essenzialità e attenzione ai poveri che mi ha trasmesso e in quanto sindaco lo ringrazio per il servizio che ha svolto nel nostro paese. Al via lunedì i lavori di asfaltatura del tratto di via Canaletto tra l'incrocio con via Viazza e Tronco e lo svincolo con la Pedemontana. L'intervento, che terminerà il 23 agosto, sarà realizzato in concomitanza con l'asfaltatura di via Santuario e via Vittorio Veneto fino all'ingresso di piazza San Giovanni Paolo II. Ed ora passiamo allo sport. Iniziati gli allenamenti in vista della prossima stagione del Fiorano Calcio. Al nostro microfono le parole del presidente e del nuovo allenatore. Presidente, si ricomincia come sempre il raduno prima di Ferragosto, perché poi ci saranno anche i primi impegni. Una squadra ringiovanita e anche nella conduzione tecnica, come ormai tradizione per il Fiorano. Certo, è come tutti gli anni, quest'anno soprattutto abbiamo pensato di dare cambiare un attimo l'assetto, soprattutto sotto l'aspetto comportamentale, educativo e di impegno di gruppo. Già l'anno scorso abbiamo fatto debuttare in prima squadra le ultime partite 2-2002, quest'anno sono, assieme a un altro, sono dentro la rosa ufficiale della prima squadra. Abbiamo un mister che non ha mai fatto la categoria, che però ha condiviso pienamente quello che era la mia idea di quello che dovevamo fare nel corso del campionato, che sarebbe quello di far crescere soprattutto i ragazzi che vengono dal nostro settore giovanile, non tanto quelli che girano o comunque vengono da altre società. La nostra filosofia è quella di portare nella prima squadra i nostri. E la conduzione tecnica da parte di un giovane che viene dalle categorie inferiori è uno stimolo sia per lui che anche per voi? Sì, è uno stimolo per lui. Noi l'abbiamo fatto anche l'anno scorso, che poi l'avevamo anche confermato. Avevamo dato l'opportunità a un allenatore della Juniores, quindi lo stesso negli altri anni prima. Abbiamo sempre utilizzato questa filosofia per poter andare avanti, insomma, soprattutto per poter far sì che loro condividessero con noi il progetto. Ambizioni? Ambizioni sono quelli di fare un buon campionato. Credo che, secondo me, ci abbiamo tutte le carte in regola per fare un buon campionato. Chiaramente l'ambizione di base è la permanenza in categoria, quindi la salvezza senza grandi sofferenze. Ci sono due gocce d'acqua, raduno bagnato, raduno? Fortunato. Allora Simone,
primo impatto con i nuovi giocatori, non possiamo dire squadra perché è il primo giorno di raduno, però c'è in ballo una bella scommessa tua personale, della società e anche forse di qualcuno di questi ragazzi. Ma partiamo con un grandissimo entusiasmo perché è una squadra giovane, per me è la prima esperienza in eccellenza, quindi abbiamo tutti un grande voglia di far bene, di crescere, è un anno importante per tutti e cercheremo di dare il massimo per questa maglia che comunque è una grandissima tradizione, una grande storia, quindi noi dobbiamo onorare la maglia. Ci sono delle piccole richieste da parte del presidente? Ma il presidente ha detto una cosa giustissima, che è quella che ci vuole impegno, rispetto per l'ambiente, per i compagni, e credere in quello che proponiamo, e poi dopo insomma sappiamo che è un campionato tosto, però noi insomma siamo una squadra giovane, una squadra che ha voglia di crescere, e daremo tutto quello che abbiamo per cercare di migliorare. Sopperire ad una eventuale carenza tecnica con l'impegno e con la corsa, come si usa dire oggi? Sappiamo che è un campionato difficile dove ci sono almeno 7-8 squadre competitive che punteranno sicuramente a fare un campionato diverso dal nostro. Il nostro obiettivo è far crescere i giovani, far crescere un po' tutto il settore giovanile e avere la possibilità comunque di fare un campionato all'altezza, e far crescere secondo me i giovani è una cosa veramente importante che non tutte le società possono permettere, solo noi abbiamo questo obiettivo, sappiamo che è una società che ha un settore giovanile è molto forte, che ci crede molto nei propri giovani, e noi dobbiamo dare la possibilità a questi giovani di crescere. Telegraficamente, se dovessi dire in tre parole qual è il tuo obiettivo da qui a maggio? Ma i miei obiettivi personalmente ce li ho, però insomma non mi piace parlarne. Noi viviamo proprio la giornata, allenamento dopo allenamento, cercare di migliorarci. Sappiamo, come ripeto, che è un campionato difficile, abbiamo fatto molte scommesse, ma fa parte un po' del mio carattere, un po' del mio credo, cercare di avere ragazzi, abbiamo puntato su ragazzi che magari o per un motivo o per l'altro hanno bisogno di fare un campionato, un po' di crescere, insomma, di cercare di fare un campionato, di migliorarsi rispetto all'anno prima. E quindi deve essere un campionato per noi ricco di motivazioni e ognuno di noi deve avere un riscatto dentro personale per cercare di far bene. Grazie per essere stati con noi, anche per questa edizione di Fiorano Oggi TG è tutto, l'appuntamento come sempre a venerdì prossimo, buon weekend! So già cosa mi aspetta e non mi spaventa, potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre.